Ok, allora, cari ragazzi della seconda B, ITIS, buon pomeriggio. A partire dalle conoscenze pregresse che abbiamo accumulato nel corso di biologia in presenza prima che la scuola chiudesse, cerchiamo di portare a termine questo nostro programma appunto di biologia, concludendo con una parte dedicata a quelle categorie di organismi o di entità biologiche, diciamo in prima battuta, che sono responsabili della generazione di epidemie. Quindi cerchiamo di collegare attraverso quello che sappiamo, quello che sta succedendo adesso a livello mondiale, con la pandemia di Covid-19, con quello che abbiamo imparato prima che tutto questo accadesse. Allora, quindi parleremo principalmente di virus, batteri e protisti, che sono le tre categorie di entità biologiche che sono responsabili di questo tipo di eventi, che in realtà non interessano solo l'uomo, ma interessano un po' tutte le specie viventi. Tutte le specie viventi, dai batteri alle piante e agli animali, sono soggetti a volte a epidemie, che possono essere portate da virus, come nel caso del coronavirus, come nel caso dell'influenza, come nel caso della poliomielite, ma possono essere portati anche da batteri, come nel caso del colera, ad esempio, o come nel caso della xylella, che è quella malattia che sta uccidendo gli ulivi in Puglia, per esempio, no? Oppure da protisti, come nel caso della malaria. Ok, quindi parleremo un po' di come si comportano questi organismi e perché arrivano queste epidemie. In realtà questi organismi spesso si sente dire siamo in guerra contro un nemico, in realtà è una dialettica che io non condivido per il semplice fatto che virus, batteri e protisti patogeni non sono né buoni né cattivi. Semplicemente, dal punto di vista biologico, in un mondo in cui ogni organismo vivente è interessato alla propria sopravvivenza, fanno il loro interesse, cercano di riprodursi, fanno di tutto per non estinguersi. E ci sono alcuni di questi organismi che per farlo, per loro natura, devono parassitare altri organismi, d'accordo? Come il caso dei virus, per esempio. Allora, prima però di andare a vedere come sono strutturate queste entità biologiche e come operano a livello, appunto a livello biologico, è necessario conoscere qualcosina di classificazione degli esseri viventi. Sul pianeta Terra si conoscono a tutt'oggi circa 7-8 milioni di specie viventi. E la prima necessità che è sorta nel momento in cui si è accumulato un certo numero di specie viventi conosciute è stata quella di classificarle, quindi di raggrupparle in categorie che contenessero organismi che avessero in comune determinate caratteristiche, ad esempio. Questa scienza, la scienza della classificazione degli esseri viventi, è una branca della biologia e si chiama sistematica. E prevede la suddivisione di tutti gli organismi in quelli che vengono chiamati gruppi tassonomici, che possono essere gruppi più o meno a livello più o meno alto. Dopo vedremo che cosa intendiamo per questo, per dire questo. Allora, il primo studioso che si occupò in maniera strutturata di questa tematica fu un certo Carlo Linnaeus. E allora, Carlo Linnaeus era uno svedese, vissuto in Svezia nel 1700, quindi siamo nel XVIII secolo, ed è considerato unanimemente il padre della sistematica. E scrisse un grosso libro che si chiamava Il Sistema Natura, che era il primo tentativo, per molti versi riuscito, di classificazione degli esseri viventi. E la classificazione avveniva, ed avviene tuttora, attraverso l'introduzione della cosiddetta nomenclatura binomia, vedete? Cioè si assegnano a piante, animali o anche a batteri e vedremo anche ai virus, che per molti non sono considerati esseri viventi, due nomi, uno per il genere e uno per la specie. Ad esempio, noi siamo Homo sapiens, d'accordo? Homo è il genere e sapiens è la specie. Eh sì, perché il genere Homo comprende anche altre specie che però si sono estinte, per esempio Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, sono nostri stretti parenti del nostro stesso genere Homo che però si sono estinti in passato. Oggi noi siamo gli unici rappresentanti del genere Homo sul pianeta Terra, d'accordo? Allora, immaginiamo di avere un nuovo organismo, per ora chiamiamola X,
mai osservato prima. In realtà la scoperta di organismi nuovi è un qualcosa che accade molto più spesso di quello che si immagini, perché i biologi sono sempre al lavoro e a volte capita che nelle loro, diciamo così, tra virgolette chiamiamole esplorazioni, capita che si possano imbattere in specie mai osservate prima. Di solito oggi queste specie provengono da dove? O dagli abissi marini, dove arrivare è molto difficile, oppure da un altro luogo dove arrivare è molto difficile, che sono le foreste, soprattutto quelle alle basse latitudini, quindi le foreste tropicali, che sono ambienti per lo più inesplorati. Può capitare all'interno di questi ambienti di trovare una specie che magari occupa un areale molto piccolo, e che quindi fino a quel momento era stato molto difficile osservarle. Capita per esempio per le specie di insetti. Gli insetti sono una categoria di organismi che hanno un'altissima diversificazione, ok? E un altissimo numero di specie. Allora, la prima cosa da fare nel classificare un organismo è stabilire il cosiddetto dominio di appartenenza. Qui di domini, in questa immagine ne avete soltanto due, che sono gli eucarioti e i procarioti. Ma questa immagine di cui dovreste conoscere la differenza. Qua salta fuori la prima cosa che abbiamo fatto in passato che ci può servire a capire questo nuovo argomento. Allora, i procarioti sono organismi unicellulari con una cellula senza nucleo e pochissime strutture interne, quindi una cellula molto rudimentale. E sono i primi organismi comparsi sul pianeta Terra, a quanto pare. Mentre gli eucarioti sono un'evoluzione dei procarioti e sono quelli che hanno la cellula con il nucleo. E con tutta una serie di compartimentazioni citoplasmatiche che la rendono un sistema piuttosto complesso, molto più complesso rispetto alla cellula procariote. A loro volta poi gli eucarioti vedremo che si dividono in regni, ma lo vedremo più avanti. In realtà, questa suddivisione tra eucarioti e procarioti è stata, approfondita meglio, nel senso che gli stessi procarioti, col passare del tempo, soprattutto negli ultimi 20 anni, sono stati suddivisi in due ulteriori domini, che sono i batteri e gli archea, li vedete qui. Che differenza c'è tra batteri ed archea? Beh, fondamentalmente si tratta sempre di organismi unicellulari e procarioti, ma l'evoluzione delle tecniche di biologia e analisi molecolare, quindi di sequenziamento del DNA, che sapete già cos'è, vedete qua saltano fuori continuamente robe vecchie, ha permesso di distinguere queste due categorie di procarioti, che sono diverse tra di loro. A livello biomolecolare sono talmente diversi che valsa la pena separarli in due domini distinti, che sono batteri e archea. Gli archea, come vedete qui, comprendono organismi, cioè batteri spesso, diciamo, scusate, non batteri, cellule procariote spesso a metabolismo estremofilo, cioè sono organismi che spesso troviamo in zone dove esistono delle condizioni estreme, dove la vita difficilmente riesce ad arrivare. Sono gli unici che si sono riusciti ad adattare a temperature molto alte, vicino, ad esempio, i camini vulcanici nelle profondità marine, dove ci sono, c'è pH molto acido, dove ci sono pozze d'acqua con salinità talmente alta da escludere la presenza di qualsiasi altro organismo. Quindi sono degli organismi molto molto primitivi e probabilmente sono i primi comparsi sul pianeta Terra perché hanno un metabolismo che si adatta molto bene a quelle che dovevano essere le condizioni del pianeta Terra circa 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. Ok, probabilmente i batteri sono nati ed evoluti dopo, ma la cosa curiosa è che a livello biomolecolare gli archea, diciamo che gli eucarioti somigliano più agli archea che ai batteri. Da questa considerazione è nata l'ipotesi che gli eucarioti possano essere derivati da una ramificazione evolutiva degli archea stessi. Gli eucarioti, poi a loro volta, si sono evoluti in protisti, piante, funghi e animali che vedremo dopo, ma questi sono i regni. Quando si individua un organismo nuovo, la prima cosa da fare, generalmente la più semplice, diciamo in prima battuta, è quella di collocarlo all'interno di uno dei tre domini, che sono, non sono più due, procarioti e eucarioti, ma sono, scusate, batteri ed archea. Ok?
e poi gli eucarioti, naturalmente. Una volta operata questa classificazione, bisogna andare più sul, bisogna operare un ulteriore passo, che è quello di assegnarlo a uno dei sei regni esistenti. Quindi, se è un eucariota, bisogna stabilire se è un protista, una pianta, un fungo o un animale. Se è un'archea, sarà appartenente comunque agli archeobatteri. Se è un batterio, sarà appartenente al regno degli eubatteri. D'accordo? Allora, questa è una schematizzazione molto semplice ma molto chiara delle differenze tra la cellula eucariota e la cellula procariota. Guardate che sono delle differenze enormi. La cellula procariota cosa contiene? Beh, quasi niente. Un unico cromosoma di forma circolare aggrovigliato su se stesso e localizzato in una zona della cellula chiamata nucleoide, un po' di ribosomi che sono la sede della sintesi proteica e poco altro. Non abbiamo gran tempo per approfondire la citologia procariota, ma insomma può esserci la presenza di un flagello in alcune specie, ma non sempre. D'accordo? Mentre la cellula eucariota, vedete com'è strutturata? Le abbiamo studiate queste cose e ne abbiamo fatto la verifica a febbraio, mi ricordo, prima di venire via. Allora, qui c'è il nucleo, c'è il reticolo endoplasmatico ruvido, ci sono i mitocondri, nella cellula vegetale ci sono i cloroplasti, cioè tutta una serie di strutture che hanno evoluto una loro funzione distinta da quella delle altre strutture citoplasmatiche. D'accordo? Allora, secondo passo, abbiamo detto stabilire il regno di appartenenza, ma qui dovete fare riferimento a questa immagine, perché i regni tutt'oggi sistematici li considerano sei: animali, funghi, piante, protisti, archeobatteri ed eubatteri. Però, qui ci fermiamo un pochino sul discorso dei procarioti. Perché? Perché le epidemie di origine batterica sono dovute proprio a questi organismi. In realtà noi siamo completamente circondati da batteri, ce ne sono, guardate, in 1 m³ di terreno ce ne sono centinaia di milioni. Però la cosa curiosa è che la stragrande maggioranza di questi organismi sono assolutamente innocui per l'uomo. Soltanto una minoranza dei batteri esistenti in natura sono suscettibili di causare patologie all'interno dell'uomo. Ma per la maggior parte i procarioti sono assolutamente indifferenti, anzi, molti di loro hanno un ruolo ecologico assolutamente fondamentale. Cioè i procarioti sono considerati i motori della vita e vi spiego perché. Qui abbiamo i cianobatteri, per esempio, che sono dei procarioti, quindi degli organismi unicellulari che vivono nelle acque sia marine che di acqua dolce e che fanno la fotosintesi clorofilliana. Quindi producono ossigeno. E sono talmente tanti che si stima che circa il 35-40% dell'ossigeno presente su questo pianeta, prodotto annualmente su questo pianeta, venga da questi organismi. Un dato non proprio facilmente intuibile, perché comunque uno quando pensa all'ossigeno in atmosfera pensa alle piante terrestri, ma in realtà il mare è pieno di questi organismi qui, ce ne sono tantissimi, ok? E guai non averli. Così come guai non avere gli eterotrofi, i procarioti eterotrofi, che sono spesso quelli che operano la decomposizione degli organismi viventi, operando la rimineralizzazione della sostanza organica che rimette in circolo i sali minerali che poi servono ai vegetali. D'accordo? Quindi senza batteri il mondo non potrebbe esistere come lo conosciamo oggi. Dopodiché, all'interno qui abbiamo il metabolismo eterotrofo, conoscete questo termine, altri abbiamo detto autotrofi come i cianobatteri, d'accordo? Quindi si procurano nutrienti attraverso la luce solare, qui è detta in maniera molto maccheronica, molto brutale, però fondamentalmente sono batteri che operano la fotosintesi. Proprio per questo si chiamano fotoautotrofi, oppure attraverso l'energia sprigionata dalle azioni chimiche tra molecole semplici, che sono i chemioautotrofi, d'accordo? I procarioti eterotrofi sono in genere decompositori, quindi quando si parla di batteri si parla di un qualcosa che ha un ruolo ecologico fondamentale, così come spesso hanno un ruolo ecologico fondamentale anche i protisti. Ce ne sono alcuni, qui c'è un'ameba, questi sono organismi per lo più unicellulari, ma con nucleo, quindi sono eucarioti. Ok?
qui avete un'ameba, qui avete il Plasmodium falciparum, che è il protista che è responsabile dell'insorgere della patologia della malaria. Scusate un secondo. Eccoci qui, scusate. Dicevamo che i protisti rappresentano di fatto l'anello di passaggio tra il mondo procariota e quello eucariota pluricellulare. Si pensa che una teoria, si chiama teoria endosimbiontica, dice che gli organismi eucarioti si siano generati a partire da una fagocitosi operata da un procariote su un altro procariote, che non sia sfociata in una normalissima, tra virgolette, digestione attraverso una degradazione di ciò che era stato fagocitato, ma è sfociato in una simbiosi tra i due organismi. Uno dei due è diventato un organulo subcellulare. Questo evento pare che siano originati da organismi che avevano invece una struttura cellulare molto più strutturata rispetto a quella del. Sì, dicevo, scusate, qui in casa non siamo mai soli. E anche qui abbiamo detto che alcune specie sono autotrofe, altre eterotrofe, altre ancora possono avvalersi di entrambi i metabolismi a seconda delle condizioni ambientali. Alcuni di questi protisti sono estremamente versatili dal punto di vista metabolico. Se c'è la luce fanno la fotosintesi, se manca la luce possono, diciamo, cibarsi di altri organismi o di sostanza organica dispersa in acqua. Ora riprendiamo da qui, ok, ci torneremo su batteri e protisti, li vedremo meglio. E però quando abbiamo, noi, nel momento in cui noi abbiamo classificato un organismo e l'abbiamo assegnato a uno dei sei regni che vedevamo prima, è necessario operare un'ulteriore distinzione, perché il regno degli animali, ad esempio, prevede l'esistenza di organismi estremamente semplici e poco strutturati come le spugne, che sono animali, pluricellulari, fino ai cordati e ai vertebrati come le balene e l'uomo. D'accordo? Passando attraverso tutta una serie di organismi con diversi livelli di organizzazione, con diverse caratteristiche e quant'altro. Allora serve assegnare questo organismo al suo filum. Per esempio, il regno degli animali ha il filum dei poriferi, che sono le spugne, il filum degli cnidari, ai quali appartengono le meduse e i coralli. Il filum dei molluschi, il filum degli echinodermi, che sono le stelle marine, i ricci di mare, ok, questi animali qui. Poi sono gli artropodi, che sono gli insetti, gli aracnidi e i crostacei, d'accordo? Quindi è necessario operare una classificazione via via sempre più fini. Per arrivare dove? Per arrivare a dare un nome, diciamo, un gene, assegnare quell'organismo ad un certo genere e a una certa specie, d'accordo? E la scala è questa. La scala è questa. E prende come esempio il gatto domestico, il gatto che abbiamo tutti. Ovviamente il gatto, quando immaginiamo di non aver scoperto ancora il gatto come organismo, nel momento in cui lo scopriamo, lo assegniamo inevitabilmente agli eucarioti, per ovvi motivi. Ok? Non si tratta di un unicellulare, ma di un pluricellulare, quindi necessariamente un eucariote. Il regno, bene, gli animali. A quale filum lo assegniamo però? Lo assegniamo a un filum che si chiama filum dei cordati. E guardate che fin qui è lo stesso percorso previsto per l'uomo. La classe è quella dei mammiferi. Anche fin qui è, diciamo, scusate. Quindi mammiferi, poi l'ordine si assegna, l'organismo a un certo ordine, che in questo caso è quello dei carnivori, alla famiglia dei felini, dei felide, al genere felis, ok, attenzione però poi perché il genere felis comprende 6 o 7 specie, tra cui quello gatto domestico che si chiama Felis catus. Questo discorso può essere fatto per tutti gli organismi, per tutti gli organismi. Per esempio nel caso di Homo sapiens abbiamo dominio eucarioti, ovviamente, regno animali, filum dei cordati, classe dei mammiferi, e fin qui la classificazione è uguale, identica a quella dei gatti. Dal momento in cui si passa all'ordine, quindi a un livello successivo di classificazione, entriamo in un mondo completamente diverso, che è quello dei primati, all'interno dei quali esistono
anche scimmie, per esempio, d'accordo? Assegnando questo organismo alla famiglia, mettiamo gli ominidi, che hanno determinate caratteristiche. Il genere è Homo e la specie è Sapiens. Vedete che la cosa, oggi abbiamo Homo sapiens, che è l'unico rappresentante del genere Homo, ma come vi dicevo prima, una volta esistevano anche altri organismi, Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo habilis, eccetera, eccetera. Fra l'altro, vi dico, questa classificazione viene fatta nella stessa identica maniera anche per organismi che sono estinti, come ad esempio i dinosauri e tutti quelli che oggi non sono più presenti sul pianeta Terra. Qui siamo, questo è un esempio che avevo già fatto a lezione nel mondo vegetale. Naturalmente abbiamo l'albero di ulivo, il dominio è quello degli eucarioti, ma il regno è quello delle piante. Qui avete il nome del filum, Magnoliophyta, la classe, Magnoliopsida, l'ordine, Scrofulariales, la famiglia delle oleacee, poi il genere che è Olea, che comprende tutta una serie di specie. Adesso non vi so dire quante sono, ma l'olivo è Olea, si chiama Olea europea, d'accordo? Qui avete un esempio di classificazione di quello che rappresenta uno dei batteri più studiati sul pianeta Terra, che è Escherichia coli. Fra l'altro, Escherichia coli è un organismo di cui esistono vari ceppi, per la stragrande maggioranza non patogeni, anzi che convivono pacificamente con noi all'interno del nostro intestino e che anzi ci garantiscono l'approvvigionamento di alcune sostanze che noi non siamo in grado di sintetizzare. Qui siamo in un dominio completamente diverso, batteria, ma vi ricordate, qui siamo nei batteri e non negli archea. Il regno è quello delle monere, adesso questa qui è un po' obsoleta come classificazione, e poi abbiamo filum, classe, ordine, famiglia, genere, Escherichia, specie, coli. Qui un esempio di classificazione di un fungo, che è questo è il porcino, il comunissimo fungo porcino, d'accordo? Siamo sempre negli eucarioti come noi, ma il regno è quello dei funghi. I funghi hanno delle caratteristiche talmente particolari da aver convinto diciamo, i sistematici a classificarli in una categoria completamente diversa. E chiudo questa lezione breve chiedendomi, aprendo diciamo, un varco verso la prossima, e chiedendomi a quale di queste categorie vanno assegnati i virus, d'accordo? Tra cui il coronavirus che ci sta costringendo in casa da 2 mesi a questa parte. Vedete che hanno forme e strutture diverse i virus, ma scopriremo che la maggior parte dei biologi non li considerano esseri viventi, d'accordo? Sono qualcosa di leggermente diverso per i motivi che vedremo nella prossima lezione. Questa è finita, ok? Quindi la prossima volta cominceremo a parlare di virus. Per oggi è finita, mi scuso dei tanti rumori di sottofondo, ma vi ripeto, in tempi come questi non si è mai da soli a casa. Va bene, grazie per l'attenzione e alla prossima.